Allora io vi parlerò di Berlino come lo schermo è lì, quindi no, scusate, devo capire. No, va bene, va bene. Quindi devo aprirlo e compare così. Sì. Per andare avanti questo qui, sempre con il. Era per altra tecnologia. Sì, beh, una prima osservazione di carattere generale, alcuni di voi magari hanno viaggiato, hanno visto città che non conoscevano. Ogni volta che c'è una città che non si conosce, si guarda una pianta e sembra così un guazzabuglio di linee, di spazi aperti, di edifici, e è un po' difficile orientarsi. Però è necessario, perché altrimenti si vedono gli episodi, diciamo, uno per uno, senza cogliere, diciamo, un po' questi nessi d'insieme. Lo stesso sarebbe, diciamo, per Piacenza. Uno che non conosce Piacenza guarda questa pianta, capisce poco. Però se lì c'è uno che conosce un po' la città, gli dice sì, dove c'è il reticolo regolare, questa è la città romana, dove c'è il ventaglio che parte da Piazza Borgo, da San Savino, allora lì si sviluppa la città, questa struttura medievale, le mura, vedete, sono molto regolari, sono mura rinascimentali, poi fuori le tangenziali, i centri commerciali, eccetera. Insomma, se uno vi fa un discorso così sintetico, anche magari in 5 minuti, poi uno riesce a collocare le singole cose che vede all'interno di questo quadro d'insieme. Adesso non ho la pretesa di farvi un grosso discorso sul quadro d'insieme. Ma Berlino, naturalmente, da questo punto di vista è particolarmente complicata. Stiamo parlando di una città che ha come iscritta in un cerchio, che ha un diametro di 50 km. Allora, di fronte a una realtà, si vedono subito, diciamo, gli elementi dell'assetto fisico: due fiumi che la attraversano, questo è la Sprea, lo Spree, e questo è lo Havel. Proprio sulla Sprea, diciamo, c'è il primo nucleo, il nucleo di Berlino. Il tema è quello di Berlino città divisa, perché è una città che ha uno strano destino, cioè è sempre stata divisa e poi si è unita, poi si è divisa ancora. E quindi questa storia io ve la racconterei come a partire dal primo nucleo nel quale la città, diciamo, di formazione della città. Spesso è, appunto, è un modo abbastanza utile quando anche una realtà molto complessa, uno guarda il primo nucleo in cui è avvenuta la formazione storica e poi una serie di derivazioni gli danno un po' l'idea dello sviluppo della città. Ecco, vedete, la Sprea, questo fiume, forma una isola in questo punto. Ecco, qui è stata fondata intorno al 1230, sono stati fondati due città. Stavo per dire è stata fondata, perché se voi guardate, ecco, questa è l'isola sulla Sprea che abbiamo visto prima, se voi guardate questo insediamento vi sembra un insediamento unico, e invece no, proprio nel DNA della città c'è già questa divisione. Sono due città completamente indipendenti, una si chiama Berlino e l'altra si chiama Köln, e entrambe hanno la loro chiesa, la loro cattedrale, entrambe hanno il loro municipio, entrambi hanno dei conventi, uno dei domenicani, l'altro dei francescani, e sono due città collocate su un asse est-ovest di grande rilievo territoriale, che è questo qui, e su questo asse, appunto, poi si trovano le chiese, i municipi e così via. Quindi è singolare, no, la storia di questa città. Già alla nascita sembra una città unica, ma in realtà sono due città completamente indipendenti dal punto di vista delle istituzioni, dal punto di vista della gestione. Qui siamo, questa pianta, diciamo, una pianta del 1400. Questa indipendenza di questi due nuclei dura poco, perché già alla metà del 400, anzi nella prima metà del 400, il grande elettore, che è uno Hohenzollern, ha assegnata, diciamo, questa città e sottomette queste due municipalità indipendenti. La pianta della città cambia completamente. Questa parte qui dell'isola era completamente deserta prima, perché la città Köln arrivava fin qui. In questo caso vedete questo grosso nucleo del castello. Il castello che
ti dà l'idea di un potere principesco che si sovrappone a queste due municipalità che perdono la loro indipendenza. E questo, diciamo, è il primo nucleo della città di Berlino, che nasce divisa e viene subito, diciamo, unificata da un potere, diciamo, principesco. E, per capire bene come si è sviluppata questa città, provate a guardare in quest'angolo. Vedete, qui c'è un viale, appena l'inizio di un viale accennato. Dalla sua residenza il principe può traguardare questo viale e guardare i suoi terreni di caccia. Ecco la prospettiva. Le due città sono queste basse con le loro chiese, questo è il castello e questo è lo sviluppo del viale. Questo viale è un futuro viale importantissimo, si chiama Unter den Linden, si chiamerà. È un viale che va nel vuoto perché porta semplicemente il principe ai terreni di caccia, ma è un segno, diciamo, urbanistico che poi avrà un peso rilevantissimo. Io naturalmente procedo per gradi abbastanza rapidamente. Questi materiali possiamo anche metterli sul sito, poi ve li potete guardare anche con più calma. Siamo queste due, quella pianta che avete visto e questa incisione sono della metà del 600. Provate un po' a guardare adesso, a fare mente locale su quello che vi ho detto. La città iniziale è questa, composta in realtà da due municipalità, il castello è in questa posizione. Questo è Unter den Linden. Questo che vedete è lo sviluppo del 600 e del 700, cioè una città, diciamo, barocca, che si sviluppa in modo regolare, nella quale si insediano le classi, diciamo, più agiate, quindi mercanti, artigiani, nobili. Questa è Unter den Linden e qui sta la porta di Brandeburgo, ne avete sentito parlare tutti, e quindi è interessante, diciamo, questo sviluppo della città, perché fa capire come la città si orienti verso ovest e cominci subito a contrassegnare i suoi limiti con alcuni nodi, che sono queste tre piazze. Vedete, una è una piazza quadrata, l'altra è ottagonale e l'altra è circolare. Il modello è parigino, sono le piazze, diciamo, della Parigi barocca. Quindi lì la cultura francese, i nobili fra di loro parlavano francese, insomma avevano il vezzo di parlare francese, la cultura francese è importantissima, diciamo, a Berlino a quell'epoca, e lo si vede anche da questa città. Ed ecco quindi che questa parte della città si imposta su Unter den Linden e sulla Friedrichstrasse, che è quella perpendicolare, che è importantissima perché qui poi stava il Checkpoint Charlie. Il Checkpoint Charlie è quel punto del quale si passava dall'ovest all'est e viceversa. Io l'ho fatto, diciamo, quando il muro era diviso, era una roba abbastanza dura, diciamo, questo punto di passaggio, e comunque, diciamo, è molto importante. C'è un museo, appunto, che ricorda, diciamo, questo particolare punto. E siamo alla fine del Settecento, nei primi anni dell'Ottocento, e quindi la città ha, diciamo, una sua fisionomia, soprattutto nella parte occidentale. Perché dico, vi faccio vedere questa immagine quando si sta parlando di Berlino divisa? Perché una divisione emerge, ed è una divisione questa volta non tanto di carattere fisico ma di carattere sociale. Vedete che tutt'altra città c'è dall'altra parte, in questo arco di cerchio posto a nord-est. Questa è la zona nella quale si insediano le piccole imprese artigianali, nelle quali c'è la residenza operaia, nelle quali si insediano i primi immigrati, che si localizzano nel centro in zone, diciamo, piuttosto densamente abitate, oppure in questa zona qui esterna. E anche in questo caso, diciamo, si può parlare, anche se c'è un potere unificante, di città divisa, perché sul piano sociale certamente questa divisione è abbastanza evidente. Vi leggo semplicemente poche righe di un visitatore che nei primi anni dell'Ottocento, entrando da questa porta, attraversa la città e raggiunge poi la parte centrale, e dice: nei dintorni della città, come pure nelle parti esterne alle porte, vi sono costruzioni rurali
fabbriche di birra ed edifici industriali. Per chi entri dalla Rosenthaler Tor, Kottbusser Tor e Schlesischer Tor, che sono tutte in questo arco di cerchio, Berlino ha un aspetto assai triste, case basse e in cattivo stato, dove regna la povertà, uomini coperti di cenci e bambini seminudi, che escono quasi strisciando dalle case, colpiscono subito l'attenzione. Ma questa impressione cambia mano a mano che si arriva all'interno della città, al Neuer Market, allo Hackescher Markt, dove si trova un selciato di pietra, belle case e uomini dalla migliore fisionomia. Ecco, quindi è una città divisa, come gran parte diciamo, delle città industriali del periodo, d'altra parte, e questa divisione la si vede proprio nell'impianto diciamo, urbano molto differente, e questo viaggiatore la rilevava anche a colpo d'occhio dal punto di vista sociale. Ecco, qui siamo poi negli anni successivi, nel corso dell'Ottocento, nei primi del Novecento, questa tendenza diciamo si accentua. L'Ovest si caratterizza come Ovest borghese, nel quale c'è la residenza ricca, le istituzioni più importanti. Vedete, questa è l'isola sulla Sprea dalla quale eravamo partiti. Questo è Unter den Linden. Qui si trova la porta di Brandeburgo che viene costruita nel 1789. C'è questo asse che prosegue, vedete, questo è il verde, è il Tiergarten, si chiama ancora oggi Tiergarten, vuol dire giardino degli animali, giardino delle fiere, proprio perché era il terreno di caccia del re e ha mantenuto diciamo, questo toponimo. E poi una serie, qui c'è l'università e una serie di altre istituzioni che sono diciamo, tutte su questo asse. Quindi questo asse che noi abbiamo seguito dalla sua origine in quella carta del 600, è un asse che struttura in modo rilevantissimo la città, e voi anche girando nella città moderna troverete poi traccia diciamo di questo disegno. Ovviamente io procedo abbastanza rapidamente perché i tempi sono quello che sono, però se poi avete delle cose da chiedere posso anche... Ecco, questo è il castello, questo è Unter den Linden, vedete l'asse dove vengono le parate militari, questa è l'opera, questa è la biblioteca nazionale, qui c'è l'università, qui c'è l'arsenale, diciamo, è dal castello diciamo, si sviluppa questa città di grande prestigio, proprio dove c'è questo cavallo più o meno cominciano i tigli, Unter den Linden vuol dire sotto i tigli, cominciano questi filari di tigli e poi nel 700, nell'800 qui sono le carrozze, le persone diciamo di alto rango che si incontrano e diciamo è il teatro nel quale si svolge la vita mondana. E in questa diciamo carrellata molto rapida siamo diciamo all'evento evento chiave insomma di questo secolo, l'avvento del nazismo. Apro solo una piccola parentesi per dire che non so se l'avete visto, è stato ripetuto più volte su YouTube o alla televisione, in un quiz chiedevano quando è stato, mi pare che fosse quando il nazismo ha preso il potere, non so, c'erano tre possibilità, no? Come? Quando Hitler è diventato cancelliere, ecco sì, allora c'erano tre possibilità, 1933, poi c'era 1950, 78, 85, e uno ha detto 50, l'altro 78, l'altro 85, solo alla quarta domanda quello l'ha indovinata, no? Perché, no, è una parentesi doverosa. E niente, Hitler ha idee grandiose, diciamo, per questa città. L'isola dei musei, insomma, per intendersi, sta qui a destra e lui intende creare un nuovo asse, diciamo, di straordinaria ampiezza dove mettere, diciamo, tutti gli edifici più rilevanti. Qui c'è una grande halle nella quale possono trovare posto un milione di persone. Questo è un arco di trionfo disegnato dallo stesso Hitler. C'è proprio uno schizzo di Hitler, disegnava piuttosto bene, lo chiamano l'imbianchino, insomma aveva una certa mano, ecco questo.
film, e lui fa questo disegnino, glielo mettono dentro ovviamente subito, non si discute, e lui ha grandi idee per Berlino che però non trova l'esecuzione, perché poi anche il nazismo dura poco, perché dura 12 anni, c'è di mezzo la guerra, quindi impostano questi grandi programmi, ma riescono. Una cosa diciamo significativa, per darvi l'idea della megalomania, è che quando la guerra non era ancora cominciata, qui c'era un sacrario per 1 milione di morti, che erano vivi ancora, perché la guerra si doveva ancora fare, e lui aveva già previsto tutto, sai, gigantesco, se devi fare un sacrario lo fai per 1 milione di persone che sono morte, però morti non erano. Ecco, però non lascia un segno, lascia diciamo alcuni segni puntuali, la cancelleria, la sede della Reichsbank, ma non c'è diciamo questo intervento massiccio diciamo su Berlino. A Berlino più che altro diciamo il nazismo realizza grandi manifestazioni di massa. Questa per esempio, non casualmente, è di nuovo su Inter del Linden, sempre su questo asse che è diciamo tutte le diversi tipi di società che si sono succeduti privilegiano, perché è proprio l'asse più significativo quando si vogliono svolgere delle manifestazioni pubbliche. E la guerra, e poi conoscete diciamo alcuni film sulla Berlino distrutta. La cosa singolare è che in genere non si sa, la parte centrale viene completamente distrutta. Quello che non si sa è che questa città, anche del film di Rossellini diciamo lo si vede, è una città che, nella quale le bombe non buttano giù le case, cioè sfondano i tetti, creano danni gravissimi, ma è una città fantasma che resta in piedi, vedete, cioè le facciate delle case ancora ci sono, gli allineamenti, uno può ancora vedere la città dell'anteguerra, ma di fatto è una città distrutta. E qui si apre diciamo di nuovo un capitolo, quello della divisione della città. La Germania viene occupata da 4 potenze che sono appunto i francesi, gli inglesi, gli americani, e i russi ovviamente, ho una rimozione, si vede che ho qualcosa contro i russi, e Berlino stessa. Ecco, vedete, questa è la Germania, la posizione di Berlino, voi la conoscete, insomma, è al nord-est della Germania. Questa è la linea che divide le due Germanie, e la cosa singolare è che Berlino non è nella Germania occidentale, ma è un enclave dentro la Germania orientale, dentro la Repubblica Democratica Tedesca, e quindi ci sono, a un certo punto si cerca anche di isolarla completamente, c'è un ponte aereo per rifornirla di viveri. Nel clima della guerra fredda, diciamo, diventa un punto cruciale, un punto di snodo nevralgico fra est e ovest. La città stessa, lo vedete, è divisa in due parti. Da prima si tratta di una linea virtuale, ma nel 61, poi con l'acuirsi del clima della guerra fredda, diventa. Qui viene costruito un muro, il famoso muro viene costruito tagliando la città in due, ma anche circondandola, perché poi la città confina, la città diciamo occidentale confina con il territorio della Germania dell'Est, e questo non si vuole che avvenga. Ecco, la città comincia a sdoppiarsi, ci sono due amministrazioni diverse, le amministrazioni della Germania occidentale si uniscono fra di loro, creano un'amministrazione unica, dall'altra parte ci sono i russi, la città cresce in due modi completamente differenti, si sdoppia praticamente. Questa è la Germania, la parte dell'est di Berlino, ecco, vedete, questa è Unter den Linden, questa è la Friedrichstrasse, qui c'è il Checkpoint Charlie,
il muro taglia proprio la città in questo modo qui. Stalin prende una decisione. Questa è una città vetrina, cioè una città vetrina per far vedere diciamo che cosa succede all'est e all'interno di quel modello di sviluppo sociale. E allora dice: bisogna costruire palazzi per gli operai. Laddove c'era questo reticolo di strade molto incerto, ve lo ricordate, no? Questa edilizia molto povera, molto minuta, molto frammista, lui immagina di costruire la Stalinallee, questo grande asse che punti a est, tagli tutto il quartiere operaio e dia l'idea di un nuovo ordine sociale che privilegia le classi sociali che poi erano quelle che all'est avevano, diciamo, la loro base più rilevante. Non si tratta solo di un disegno come nel caso della Berlino di Hitler. Non è questo, eccolo. Si tratta di un asse di grandissima dimensione. Non so se qualcuno ha visto Le vite degli altri, è un film sulla Germania dell'est. Alla fine lui cammina proprio sulla Stalinallee, vede un libro che racconta un po' la sua storia, diciamo, questo protagonista. E quindi questa architettura, diciamo, un po' monumentale, un po' pesante, di tipo staliniano, e comunque c'è un'idea di città anche molto austera. È vero che ci sono i negozi alla base, però ci sono questi grandi assi, grandi spazi pedonali che innervano tutta questa parte, diciamo, est della città. E questo avviene all'est, ma all'ovest avviene una cosa consimile. L'ovest invece si concentra intorno alla zona di Zoologischer Garten, di Zoo, e da qui parte un grande asse commerciale, si chiama il Kurfürstendamm, che ha caratteri molto diversi, ha grande asse anche in questo caso, grandi marciapiedi eccetera, però più orientato al consumo, quindi grandi negozi, anche generi di lusso eccetera, e è di nuovo una vetrina dell'affluenza del modello di sviluppo occidentale. E quindi la città comincia proprio a dividersi, due modelli diversi e due strade diverse che vengono percorse dai pianificatori. Divide queste due città, naturalmente, il muro, che diventa pretesto per graffiti, per episodi di ogni genere, anche per concerti. Mi pare che il concerto di Pink Floyd, The Wall, sia stato fatto, molti concerti vengono fatti proprio al limite del muro, con degli altoparlanti ad altissima potenza, di modo che anche nell'est si possono raggruppare, i giovani possono ascoltare, diciamo. È un punto di frizione enorme. Questo è il famoso bacio sulla bocca di Brezhnev con il presidente della Repubblica Democratica Tedesca. E questa è la famosa Trabant, la macchina, l'utilitaria della Germania dell'Est. Diciamo, questo muro, ci sono molti libri, no, che poi riprendono tutte queste illustrazioni, che corrono lungo il muro, naturalmente nella parte, diciamo, occidentale. All'est diventava un po' più dura. Questa storia la conoscete, e questa è la porta di Brandeburgo. Unter den Linden sfocia nella porta di Brandeburgo, che però è, diciamo, circondata dal muro. Unter den Linden è dall'altra parte, e poi nell'89 diciamo, è una situazione che non risulta più sostenibile, e il muro viene prima scavalcato, vengono aperti, diciamo, i confini, e poi verrà distrutto, ne vengono conservati un po' alcuni pezzi, diciamo, a ricordo in alcuni punti della città. C'è un film abbastanza bello, non so se qualcuno l'ha visto, Goodbye Lenin. Sì. Ecco, un film abbastanza carino, perché dopo la caduta del muro c'è questa comunista dell'est che ci credeva eccetera, che si sveglia dal coma, e i suoi figli, diciamo, fanno finta che siano i tedeschi dell'ovest, che non ne potevano più del consumismo e del capitalismo, che invece sono andati nella, costruiscono, diciamo, un film abbastanza bello da vedere. Ecco,
Quindi è una città doppia, è l'isola dei musei, quella, la punta diciamo dell'isola, è un'isola nella quale si concentrano una serie di musei straordinari, straordinari, e resta all'est. All'ovest subito si crea il Kulturforum, cioè una che fa pantano rispetto all'isola dei musei, lì si trovano questa, la grande National Gallery di Mies van der Rohe, la Biblioteca Nazionale, la Philharmonie, un'altra serie di musei, diciamo ogni volta, diciamo, per ogni cosa che c'è all'est, all'ovest ce n'è una che fa da contraltare. Quando il muro cade ci si trova di fronte non a una città, diciamo, che si può pensare unificata, ci si trova di fronte a due città dal punto di vista sociale, dal punto di vista produttivo, da molti punti di vista, dal punto di vista dei servizi, degli spazi rappresentativi. E allora ci si chiede cosa fare, diciamo, sul muro le città sono due, che fare? E ci sono, diciamo, tutta una serie di concorsi, di progetti per vedere cosa fare. E, Berlino, quale sarà il futuro di Berlino? Perché Berlino era pensata, diceva, beh, tutto sommato è molto marginale, perché Francoforte è proprio nel cuore dell'economia. Berlino risulta molto marginale, però si dice in fondo è la più grande città fra l'Europa e la Russia, potrebbe assumere questo ruolo chiave fra l'est e l'ovest. La Russia in realtà non se la passava bene, diciamo, dopo il 1989 ha avuto un periodo molto difficile, quindi non è che potesse essere un ponte fra due realtà in grande sviluppo, e quindi questo suo ruolo di ponte viene un po' messo in discussione. Si pensa allora di trasferire a Berlino il Parlamento, il nuovo Parlamento tedesco viene trasferito a Berlino in questo punto che vedete, e nella Potsdamer Platz, che è quella piazza ottagonale che vi ho fatto vedere, quindi la storia ritorna, si immagina di costruire una grande struttura terziaria, commerciale, servizio, e in pratica si immagina di creare dei subcentri, dei supercentri che facciano un po' perdere il senso di questo dualismo che è ancora una volta implicito nella città, e quindi ancora una volta si pone il problema di unificare una realtà che tende a dividersi per una serie di ragioni storiche. Ecco, io ho chiesto all'architetto Caroselli, che ha visitato, diciamo, più volte a Berlino, una buona documentazione, di farvi vedere alcune immagini. Alcune riguardano questi musei dell'Olocausto, museo dell'Olocausto, e diciamo questo ricordo dell'Olocausto in alcuni punti della città, che è un dato che si pone in continuità con quelli che sono gli obiettivi del vostro viaggio. E poi altre immagini, anche perché io vi ho fatto vedere la pianta per farvi capire un po' la struttura della città, però la città ha una terza dimensione, ha dei colori, ha dei suoni, e quindi questo, diciamo, è quello che voi vedrete. Poi chiedevo di farvi vedere questa parte, che è quella dove c'è il vecchio Reichstag, che è uscito malissimo dalla guerra, ma che è poi stato restaurato anche con l'intervento di un architetto forte, che ha fatto questa grande cupola trasparente molto bella, e poi, diciamo, c'è il nuovo Parlamento, e poi di farvi vedere questo centro di Potsdamer Platz, che sta qui, più altre cose che, diciamo, lui riterrà interessanti per quanto riguarda l'immagine di Berlino che noi oggi abbiamo.